amici del mondo mountain bike, oggi parleremo di sospensioni. Quali abbiamo scelto, perché le abbiamo scelte e in che modo le gestiamo durante la stagione. Il mercato delle sospensioni Gravity è dominato da tre grandi marchi, Ohlins, Fox e RockShox. Negli anni abbiamo avuto modo di provare tutte e tre queste aziende, ma le ultime stagioni abbiamo deciso di affrontarle con Ohlins per un insieme di motivi che reputiamo fondamentali per avere il pacchetto tecnico più performante possibile. A nostro parere, due punti differenziano Ohlins e la rendono la leader nel settore. Il primo punto è la possibilità di poter cucire addosso ad ogni rider la sospensione. Il mono TTX 22M e la forcella RXF 38 doppia piastra, per la loro concezione costruttiva, possono essere personalizzate al 100%, su ogni stile di riding, su ogni tipologia di tracciato. Questo, a parer nostro, è fondamentale, perché in un contesto di gara in cui mezzo secondo può fare la differenza tra vincere o perdere, il poter far esprimere il proprio pilota al massimo delle proprie performance, dandogli il massimo feeling sulla bicicletta, è un punto fondamentale. Un altro servizio in cui Ohlins, a parer nostro, è imbattibile è l'assistenza. Da più di 15 anni, il marchio svedese è legato all'Andreani Group International, azienda leader nel settore nel setup di sospensioni. I ragazzi di Andreani sono sempre presenti, sia dall'azienda, sia sui campi gara. Grazie a questo non dobbiamo mai preoccuparci della reperibilità dei ricambi oppure di avere qualche consiglio sullo sviluppo. C'è sempre di fatto un continuo interscambio di informazioni e di feedback tra noi e l'azienda. E sono sempre disponibili a fornirci ogni piccolo aggiornamento che possa darci quel plus in più. Come vengono gestite le sospensioni in road racing? Il lavoro più importante si svolge d'inverno. Una volta arrivati i telai nuovi e assemblate le bici, parte un'intensissima serie di test. In questi test cerchiamo di trovare un assetto di base che faccia sentire il più possibile a proprio agio i nostri piloti. Raggiungere questo obiettivo però non è facile. Dietro alla ricerca di un assetto base valido ci sono tantissimi giorni di test e tantissime ore di lavoro in officina. Un grande passo in avanti in ricerca e sviluppo l'abbiamo fatto con l'arrivo della telemetria e del banco prova Andreani. Grazie alla telemetria, difatti, la sera in officina possiamo elaborare i dati raccolti durante la giornata di test e trovare una soluzione ai problemi riscontrati. Questa soluzione poi viene testata sul banco prova, che ci dà già degli ottimi feedback con un'altissima attendibilità. I giorni successivi andiamo a testare le soluzioni provate precedentemente al banco e così via a rotazione fino a quando non troviamo la soluzione migliore. Questo assetto poi viene adeguato nei vari campi gara alle esigenze dei rider, che possono cambiare a seconda della tipologia di tracciato, delle condizioni meteo o delle temperature. Per il resto effettuiamo una buona manutenzione ordinaria prima delle gare e il gioco è fatto. Grazie mille per averci seguito, ci vediamo al prossimo video.